Amici fischietti, buonasera. Si è appena terminata la partita fra Doria San Martino e Polisportiva Falisca. Ha vinto il Doria 1-0 e siamo in compagnia di Massimo Zucchi, allenatore del Doria. Mister, una parola chiave forse, ritmo. Oggi il Doria, soprattutto il primo tempo, è stato devastante dal punto di vista della corsa e del gioco. Sì, questo è verissimo. È una cosa che dico spesso ai ragazzi, la condizione atletica poi fa la differenza, anche soprattutto quando incontri squadre che giocano in un certo modo, hai bisogno di trovare degli spazi, e stando fermi ovviamente gli spazi non si trovano. Ma per caratteristiche sono ragazzi eccezionali, si sono allenati anche sotto le feste, ci siamo allenati con grossa intensità, e i risultati speriamo di portarli avanti ancora, perché l'obiettivo è ancora lontano, la salvezza è un obiettivo primario per noi, e prima la raggiungiamo è meglio. Tanti volti nuovi, soprattutto dopo la finestra di dicembre di mercato, è questo il Doria che voleva Massimo Zucchi? Sì. È questo fatto di ragazzi con fame, con voglia, ragazzi che poi soprattutto conosco perché vengono dal settore giovanile del Piano Scarano, io li ho allenati l'ultimo anno di elite, e li conosco benissimo, so quello che potevano darci e soprattutto quello che possono dare a loro stessi, venendo anche da situazioni personali all'interno della società poco felici, e quindi qui spero che possano rifiorire per poi riproporsi il prossimo anno a livelli superiori. Un lavoro per... Ringraziamo Massimo, come sempre disponibilissimo verso di noi. Siamo in attesa degli altri protagonisti, lo salutiamo, il consueto saluto ai nostri amici di Triplice Fischio. Un saluto a tutti gli amici di Triplice Fischio, e se con qualche giorno di ritardo, buonanotte a tutti. Bene, noi siamo in attesa, ci vediamo fra poco. Ciao. Ciao. Mattia, allenatore della Polisportiva Falisca. Dopo un periodo in cui vi eravate risollevati, oggi cosa è successo? Ma è successo, il primo tempo già abbiamo avuto le occasioni, forse ne abbiamo contate più noi che loro, no? Il primo tempo ha giocato abbastanza bene, loro hanno sfruttato l'unica occasione avuta e noi non l'abbiamo buttata dentro. Poi al secondo tempo c'è stanza, c'è più confusione, abbiamo buttato nella mischia due ragazzi che si sono allenati una settimana con noi, sperando che potevano darci qualche cosa, però loro si sono difesi bene, loro sono stati bravi, hanno giocato sul ritmo, sulla grinta, e poi dobbiamo dire che a noi se ci manca Stefano Mascarucci, ma non solo a noi, pensa a qualsiasi squadra, uno come Stefano Mascarucci lì in mezzo, si è spedito la luce. Quindi non abbiamo visto soprattutto un po' di sofferenza nei confronti del ritmo del Doria oggi, è vero? Sì, ma l'ho detto, il secondo tempo il grosso ritmo loro sono stati, però è facile difenderti, no? Poi dato che non puoi giocare neanche di prima, è normale, è più facile difendersi che attaccare, perché tu vai con un campo del genere e devi toccarla 2-3 volte la palla. Quindi ti ripeto, dove siamo mancati noi a non sfruttare l'occasione che ci abbiamo avuto nel primo tempo, io ne ho contate 3 clamorose, poi dopo penso che immagini, non so se ci stanno, ma io ne ho contate 3 clamorose il primo tempo, fuori casa 3 occasioni clamorose, dopo ti difendi bene. Perché ti ripeto, poi con il campo così, per chi si difende, vabbè. E ci eravamo sentiti prima di Natale, il terzo posto era l'obiettivo, visto quel periodo insomma in cui la Polisportiva era rinata, ci credete ancora come giusto che sia, e non questo non rappresenta insomma un ostacolo, no, questo passo diciamo falso di oggi? Mancano 16 partite, se io ho per finito tutto adesso, ma me ne sto a casa, no? So 16 partite, vediamo dove arriviamo, punto e basta. Va bene, ringraziamo Maurizio, finalmente ai nostri microfoni. Speriamo di rincontrarlo anche più avanti, perché il campionato... No, però se mi viene a vedere ogni volta perdo 1-0, non è che mi piace tanto. Allora cercheremo di rimediare, ci scusiamo anche a nome del resto dello staff, ma non lo facciamo apposta, Maurizio, ci mancherebbe. Lo ringraziamo, siamo in attesa del nostro giocatore divino, a fra poco, grazie. Amici fischietti, ci ha raggiunto Paolo Delle Monache, oggi il nostro giocatore divino, al quale consegniamo il buono valido per 2 bottiglie. Paolo, oggi 3 punti importantissimi, perché la Polisportiva Falisca non va mai sottovalutata, e perché avete fatto una grandissima prestazione, vero? Sì, certo, è stata proprio secondo me la ciliegina sulla torta delle ultime 5 partite, erano punti pesanti, inizia l'anno bene e niente, loro una buona squadra di giovani, però penso che l'abbiamo strameritata in tutto e per tutto, e se posso dedico questa vittoria a me e al capitano,
perché ce la meritavamo più di tutti e speriamo da finire l'anno come l'abbiamo iniziato questo, perché proprio ce lo meritiamo. E le bottiglie sono due, anche Goddi penso oggi meriti una citazione, sei d'accordo? Sì, si è integrato benissimo con noi, è un po' capoccione, però ci dà una grande mano, siamo contenti di Goddi, di Ciatti, di Antonio, ci hanno dato una bella mano. Bene, salutiamo Paolo, se ci fai un saluto ai nostri amici. Un saluto a voi amici di Triplice Fischio dal Sasso d'Addeo. Va bene, come ha detto lui, dal Sasso d'Addeo anche per oggi è tutto, ci vediamo sulle nostre pagine. Ciao a tutti!